passaggio. Nel caso vi foste perso il video del sacchettone, per quanto riguarda sempre cibo Zan, vi consiglio di mettere un attimo in pausa e di andare a vedere quel video, perché ovviamente vi abbiamo dato anche lì recensione di alcuni snack che avevamo già provato. Vi ricordo che fino al 28 novembre, in occasione del Black Friday, su tutto il sito ci sarà almeno 20% di sconto, quindi vi consiglio di approfittarne. E quindi, oltre allo spacchettamento della box, abbiamo deciso di fare anche due video assaggi, quindi mi raccomando, restate sintonizzate perché domani uscirà l'ultimo video assaggio. Se mi volete supportare, sapete che io collaboro con loro, giù nell'info box troverete un link affiliato che, se fate i vostri acquisti tramite il link che trovate giù nell'info box, mi supporterete. Quindi io direi di iniziare subito. Sì, allora iniziamo da questo. Alla fine sono tutte novità, quindi dove vado vado. Sono tutte novità. Primo prodottino, Oreo soft cake. Vediamo. Prego. Ah, c'è dentro la crema. Buono. È Kinder Delizio. No. Buono. Si sente però? L'Oreo, esatto, si sente i biscotti. Si sentono i biscotti. Buono. Voto 7,5. 7, alla fine veramente è molto, molto simile alla Kinder Delis. Quindi l'unica differenza è che è molto più piccolo e molto più sottile. Ok. Proseguiamo sempre con il dolce. Ci sono molti prodotti dolci. Anche perché già l'avevamo provato. Esatto, sì. Cioè, questo che vedrete adesso, questi due video, è una cernita di tutto ciò che è uscito nella box, anche perché era inutile fare altri video con prodotti che già avevamo provato, quindi che già avevate ascoltato la recensione, quindi non per me. Allora, io proverei questi biscottini. Tipo cookie, ma si chiamano Famous Amos, non lo so, chocolate chip. Quindi sono dei cookie con gocce di cioccolato. Vediamo un po'. Sembrano un po'. Sì, ma un po' quella di Halloween. L'odore è buono, si sente proprio il cioccolato. Buonissimo. Friabile. Mi ricorda un po' quelli della Milka, però allora sono più croccanti. Questo nel latte e biscotto. Cioè questo nel latte. Domani mattina di colazione. Buonissimo. Veramente molto buono. Pure il cioccolato è buono. No, ma come il biscotto in generale, la croccantezza, il sapore. Sette e mezzo. Bello croccante. Sì, 7,5 anche io. Ok. Vai. Proseguiamo sempre con un altro dolce. Super pieni, tra l'altro, sopra della Xox, non so come si pronunci questo marchio. Eccolo qui. Sono dei popcorn toffee caramello, no, toffee mix, quindi ci sono vari gusti. Vedi. Di popcorn con crema al caramello e torrone alla noce e sapore di cocco. Quindi sono tre tipi forse. Sì. Quindi torrone alla noce e poi cocco, quindi caramello, torrone alla noce e cocco. Wow. Dobbiamo riuscire a trovare anche tre gusti. Mamma mia, ma tre. Un odore di cocco. Si sente un sacco. Allora, questo chissà, forse è torrone. Caramello. Metto questo bianco.
Allora, alla fine sono le hanno preso un po' i sapori, esatto, che stanno insieme. Io voglio però il cocco. Si sente? Sì, questo qua è bianco, il cocco. Buono. Buono. Però le aspettavo più croccanti. Sono una tira l'altra. Forse sono un po' più salatini. Invece sento rosso dolce, caramellato. Il cocco poi si sente più l'odore, diciamo. Buonissimo. Sono molto buoni, sì. Poi questa innovazione. Otto e mezzo. Sì, pure io. Ma ci ha incuriosito tantissimo questa barretta, perché vorrei un attimo capire come si presenta. Allora, questo Annabelle's Rocky Road. Dal perché esterno sembra un po' quelle barrette proteiche. C'è scritto cioccolato al latte, coperto di marshmallow con cracker. Vediamo. Cioccolato fondente? No, era latte, scritto milk. Questa è una bomba. Ah, ci sta il cracker. Centrale. Andiamo. Forse la qualità del cioccolato non mi fa impazzire. Non mi vedo qua. Non riesco a capire però. Lo sai cosa mi ricordano? Però mezzo il cioccolato fondente e un po' il marshmallow, ma quello centrale non si sente. Queste cose impastate a me non piacciono, però se ci fosse stato il cracker in mezzo, croccante, che dava croccantezza e spezzava un po' questo marshmallow con questo no, perché alla fine la cosa hanno voluto riprodurre quella barretta cracker, cioccolato e marshmallow dentro, i s'mores. Mamma, non già ne riuscì. Cioè, dove vai? Guarda, se forse avessero messo. Si sente tantissimo il cioccolato che copre, esatto, il marshmallow. No. E il cracker non si però sente. Però se il cracker fosse stato salato dentro, centrale. Però doveva essere bello consistente, croccante, bello doppio. Invece qua è sottilissimo. Mi sente proprio. No, non mi ha fatto impazzire la mia voce. Mi aspettavo manca qualcosa meglio. Sì, che se fosse stato un cracker centrale croccante ma anche salato ovviamente al punto giusto, sì, sarebbe stato spaziale. Ok, beh, dai, prendiamo il salato, è la mia gioia. Coccoliamoci proprio perché questo marchio qua alla fine è una garanzia. Sempre questo marchio, sì, mais. Ma perché proprio il mais che era buono, cioè proprio la patatina, che ricordo mais al BBQ. Non ho fatto vedere. Ok. Ok, 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 è benissimo, ok, basta, c'è, nice. Mi ricorda le feste di Natale. Ah, secondo. Però dimmi che non è invasivo, eh? No, non è forte. Aspetta, facciamo così. Questo è un aspettavo. Ma i prodotti in generale di questo marchio, non dai sul sicuro. Almeno di tutti quelli che abbiamo provato. Sono buonissimi. Sono migliori un po' le patatine. Quelle che abbiamo provato. Buono, veramente buono. È proprio la salsa barbecue che... Perché poi è delicato, non è quella cosa stucchevole, troppo forte. Poi perché comunque alla fine si sente il retrogusto di mais. Quindi abbiamo chiuso in belle la croccantezza. No, altre pure abbiamo chiuso in bellezza, devo dire la verità. Te lo meriti, sì. 9. Ok, anche questo video assaggio volge al termine. Noi vi aspettiamo direttamente domani l'ultimo video assaggio per quanto riguarda Cibo Zan e per quanto riguarda il mese di novembre.
Sì, e poi il 10 di dicembre ci vediamo. Ci vedremo tutti i giorni. Sarò una presenza, non dico costante, però... Però quasi. Su 30 video, 15 ci sei anche tu. Quindi noi speriamo che anche questo video vi sia piaciuto. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!